Varcando il portone dell'antico palazzo De Utris nel centro storico di Venafro, si ha la sensazione di essere stati catapultati in un'altra epoca. Un viaggio ritroso nel tempo che ripercorre nei dettagli lo scenario della seconda guerra ai primi degli anni 40. Armi, telefoni da campo, radio, mitragliatori, bombe, munizioni e accessori di ogni genere, circa 10.000, utilizzati sui campi di battaglia. Due piani di ricche testimonianze, nei quali vi si trovano anche i manichini vestiti con le divise dei militari, dei quadri permanenti, e non solo delle forze armate italiane. Nelle ampie sale è apprezzabile uno spaccato autentico di quel periodo, proposto ad arte con scene verosimili. Il museo, frutto di investimenti ingenti e decenni di ricerca, aperto al pubblico 13 anni fa, grazie alla passione di Luciano Bucci, Renato Dolcigno e Donato Pasquale. 50.000 le presenze registrate ogni anno prima dell'emergenza Covid. Turisti, scolaresche e studiosi hanno visitato il Winterline. Per tutti è stata un'opportunità servita ad arricchire il proprio bagaglio culturale. È un percorso che racconta la storia della Seconda Guerra Mondiale nei territori di Venafro e dintorni. Il nome Winterline appunto racchiude la storia che raccontiamo, era la linea difensiva che i tedeschi approntarono su questa zona e noi abbiamo raccolto nel corso di più di 30 anni di ricerche sul campo migliaia di reperti che adesso sono catalogati ed esposti in modo che il visitatore possa seguire un ordine cronologico e geografico degli avvenimenti principali accaduti su questo territorio. E il visitatore si immedesima nella visita, si immedesima in quelle che sono state appunto le vicende accadute qui e soprattutto può apprezzare anche nella scenografia il sacrificio che questi uomini hanno dovuto sopportare in questo periodo tragico della nostra storia locale. Ad appagare la curiosità dei visitatori anche la testimonianza di alcuni episodi misteriosi che si sono verificati dentro le mura del settecentesco Palazzo De Utris, edificio ubicato a pochi metri dal Castello Pandone, appartenuto ad un casato nobiliare. Personalmente ho assistito a un paio di episodi che lasciano un pochettino in dubbio su quello che abbiamo visto. Durante la prima fase di allestimento alcuni manichini sembravano non voler essere lasciati nella posizione che noi sceglievamo. In pratica durante l'allestimento noi posizionavamo questi manichini nella nostra idea di collocazione, andavamo via, tornavamo e trovavamo i manichini a terra o addirittura spostati. E senza una spiegazione logica, questo è accaduto per ben 4 volte, quindi infatti alla fine abbiamo spostato i manichini in un'altra collocazione e adesso pare abbiamo trovato pace anche loro. L'offerta del Winterline si amplia grazie all'ideazione di un gemellaggio, siglato in questi giorni con il Museo del Brigantaggio a Rocca Mandolfi. Gli stessi luoghi che durante il brigantaggio hanno ospitato e hanno rifugiato i briganti sono divenuti rifugio e nascondiglio per i tedeschi e anche per i civili che scappavano dalla guerra. Ci sono dei luoghi che hanno un filo comune storico che parte appunto dal brigantaggio fino alla Seconda Guerra Mondiale. Vengono in mente per esempio le grotte sulle montagne qui da noi che hanno ospitato il brigante Domenico Fuoco, che poi è stato anche a Rocca Mandolfi uno dei capi briganti della zona. Quindi anche se ci troviamo in epoche storiche diverse, ma sono luoghi che raccontano quello che erano e che siamo stati come territorio, ed è importante trasmetterlo alle future generazioni per poi sviluppare progetti ambiziosi e futuri.